Come vi chiamate? Giorgio Gaber. Che cosa facevate? Cantavo. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. Il desiderio di dire grazie a Gaber per quello che ha detto e ha fatto nel corso del suo percorso professionale, umano. Lì sono uscite fuori delle cose nelle sue canzoni, nei suoi testi, che mi hanno fatto alzare la testa veramente. Non è star sopra un albero. Io, noi e Gaber è, direi, un punto d'arrivo importante. In occasione del ventennale è forse il picco più alto nel ricordo di Giorgio Gaber che la Fondazione ha potuto attivare dopo tutta l'attività che ha svolto in 20 anni. Partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. Essere alla Festa del Cinema è un grande orgoglio. Dopo 20 anni tutta questa attenzione, questa stima e questo affetto nei miei confronti di mio papà è una cosa che fa proprio bene al cuore. Non è uno spazio libero. Non soltanto molti di noi si ricordano di lui, ma molti di noi sentono il bisogno che lui fosse qua con la sua beffarda ironia a gettare un piccolo raggio di luce su un cammino così confuso. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.